attimo. Ecco, adesso perché buonasera a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Un po' un diesel. Apro io le danze, li presento un secondo, più che presentare loro che poi da soli questa cosa la faranno. Dico come è nata questa serata, perché è una coincidenza che poi può avere un altro nome, lo vedremo durante la serata. Settimana scorsa è venuto da noi il vescovo Elias Chacur. Abbiamo incontrato questo vescovo nel mese di ottobre in Terra Santa. Il giorno dopo, due giorni dopo, siamo tornati dalla Terra Santa con quel gruppo e sull'aereo ho letto su quelle riviste che ci sono in aereo la storia dei The Sun, la vicenda spirituale umana che li ha accompagnati e li caratterizza, la conversione che hanno avuto. E la lettura di quell'articolo mi suscitò una sensazione di verità, una sensazione di luce molto simile alla testimonianza che il vescovo ci aveva dato qualche giorno prima. E mi ricordo che chiusi quella rivista e dissi: questi devono venire a Roveleto. E ora siamo qua insieme a loro, e per cui, dicevo prima a Francesco, sono piccoli sogni che piano piano si realizzano, e realizzarsi dei piccoli sogni è l'anticipo del realizzarsi di grandi sogni. Quindi sono veramente felice proprio di questa straordinaria coincidenza, che questi due eventi siano accaduti insieme, il vescovo e loro, e che siano con noi. Emanuele guida la serata con qualche domanda, qualche strappo, ma poi è una conversazione che parte dal loro libro, La strada del sole. La presentazione. Certo. Ah, ok. Beh, io sono Francesco Lorenzi, cantante e autore di The Sun. Ciao a tutti, io sono Matteo, tutti quanti mi conoscono come Lemma, sono il bassista di The Sun. Buonasera a tutti, sono Gianluca, chitarrista di The Sun. Buonasera a tutti, io sono Riccardo, il batterista. Io parto subito con il libro, nel senso che la conoscenza dei The Sun è partita sia dall'ascolto delle canzoni, ma soprattutto anche dalla lettura della Strada del Sole. Allora mi chiedo: che cos'è questa Strada del Sole? E una volta imboccata, dove conduce? Aggiungo che per scrivere un libro bisogna avere qualcosa da dire. E allora l'altra domanda è: che cosa avete voluto trasmettere ai lettori con questo libro? Tre domandine in una, eh? Iniziamo da niente. Allora, La strada del sole è il titolo del libro, ma innanzitutto qualcosa che ognuno di noi porta dentro di sé. È un'immagine questa strada, e ognuno ha la sua, però tutti poi, se percorriamo questa strada, arriviamo allo stesso obiettivo, allo stesso orizzonte. E quindi in questi anni noi abbiamo sperimentato diverse esperienze di vita, e alcune mortali, altre vitali. E dopo alcuni anni di cammino, davvero ci siamo resi conto che esiste per ognuno di noi una propria via, che è illuminata, ed è illuminata quando corrisponde alla piena realizzazione della nostra vocazione, della nostra missione. E quindi questa strada del sole è come uno spartito, la metto in termini musicali. È come uno spartito che ognuno di noi ha racchiuso dentro di sé e che ha scritto prima di arrivare qui con il mister. E in questo spartito ci sono le note che, se vengono suonate, diciamo la parte della nostra, della nostra parte strumentale è in quello spartito. E quando noi suoniamo quelle note, realizziamo pienamente la nostra vita e siamo nella felicità. Però sono le nostre note. E quindi il cammino più lungo
è più bello anche che si può fare è proprio quello per ritrovare questo spartito, e quando lo si ritrova a suonarlo con tutta la forza, tutta la gioia, l'entusiasmo, anche il sacrificio, e mentre si suona il proprio spartito ci si incammina su questa strada del sole che è ricca di doni straordinari, e appunto noi stiamo sperimentando questa bellissima possibilità, e abbiamo descritto il cammino che ci ha portati ad essere ora su questa strada, ed è tutto racchiuso appunto in questo libro. Va bene, non lo so. Vediamo. Tipo professore, va bene, questa domanda, no, è passata. Non lo so. Voi siete già più abituati a fare una cosa di questo tipo, per me è la prima volta, quindi ci provo. E l'altra cosa che mi è venuta in mente leggendo il libro è proprio quello del dire che certamente a un primo sguardo, prima del 2007, non vi mancava niente. Una carriera lanciata, possibilità di far successo, donne quante ne volevate. E allora mi sono chiesto, allora perché c'è stato questo cambio di strada, cos'è successo e perché abbandonare, uso una tua immagine, un'autostrada per prendere una strada in salita? Essenzialmente quell'esperienza era un'esperienza che pareva piena solo dall'esterno, perché non c'era in realtà una pienezza di vita, quindi mancava la gioia, e c'erano dei momenti di felicità a sprazzi, che però poi si perdevano, quindi non c'era poi quella sostanza. E proprio al termine della tournée del 2007, una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati differenti, abbiamo sperimentato davvero come dall'esterno quello pareva il nostro momento migliore, con tante prospettive anche positive per il futuro, e belle realizzazioni, tanti sogni appunto realizzati. Avevamo più o meno 25 anni e già avevamo fatto tante belle esperienze, però in realtà all'interno ci eravamo disgregati, perché quel modo di vivere in quell'ambiente musicale, l'ambiente della musica rock alternativa, e ci aveva in realtà portato via ciò che c'è di più prezioso tra di noi, che è l'amicizia, che questo dono che ci è stato affidato moltissimi anni fa, perché questa amicizia, a causa dei nostri eccessi di quel periodo, si era sgretolata tanto che tra di noi avevamo smesso di avere un dialogo sincero, avevamo smesso di condividere davvero, aspettavamo solo il concerto per divertirci, poi sballarci o portarci a letto una ragazza, e questo all'inizio sembrava divertente, però in realtà successivamente ci aveva portato via ciò che avevamo di più bello, appunto la spontaneità, la genuinità, la sincerità tra di noi, l'amicizia. E quindi alla fine di quella tournée era assurdo vedere come da fuori sembrava tutto perfetto, ma in realtà noi sapevamo benissimo che tra di noi le cose andavano molto male. E quindi quella situazione di disgregazione portò addirittura me e Riccardo, che siamo i due fondatori della band e siamo amici da quando ancora non sapevamo parlare, ci aveva portato a decidere di smettere di suonare insieme a causa degli eccessi, in particolare degli eccessi di Ricky, che poi magari vi condividerà. E forse, come hai fatto? No. Pubblicazione del nostro quinto album in inglese, c'erano tante prospettive per il futuro, però quella situazione di disgregazione nella nostra vita di gruppo, ma anche nelle nostre relazioni, ci portò a vivere una crisi, mi portò innanzitutto a vivere una profonda crisi, e attraverso quella crisi iniziai davvero a chiedermi, innanzitutto a rendermi conto che non ero felice, e poi a chiedermi perché non sono felice se ho tutto quello che credevo servisse per essere felice, ricollegandomi alla tua domanda, perché probabilmente quegli elementi non erano così necessari per trovare la felicità, solo che mi sono trovato a 25 anni senza capire più nulla, perché non erano piovute dal cielo quelle soddisfazioni, ci eravamo fatti un mazzo così,
avevano lavorato tantissimo. E quindi accorgersi che una volta raggiunti certi obiettivi mancava quella sensazione di pienezza, mi fece davvero mancare la terra sotto i piedi. E fu in quel frangente che quindi iniziai a chiedermi davvero chi sono, dove sono, cosa voglio da me, dove andrò, che senso ha questa vita, cosa posso fare per sentirmi davvero felice. E attraverso questa domanda è iniziato tutto un percorso che poi ha cambiato la mia vita e ha cambiato poi la vita anche dei miei fratelli e di tante altre persone. E in questo processo di cambiamento credo che una parte rilevante poi l'abbia giocata la tua relazione personale con Gesù Eucaristia, e quindi mi piaceva che ci parlassi di questa cosa. Beh, c'è stato tutto, diciamo, un bel percorso per arrivare all'incontro con Gesù Eucaristia. E però ve lo lascio leggere nel libro, perché sennò vi perdete il gusto. Essenzialmente, quando ad un certo punto ho accolto la proposta di un prete anziano di una parrocchia del mio paese di vivere questa esperienza dell'adorazione eucaristica, mi sono trovato davvero di fronte a qualcosa che non potevo immaginare, non potevo calcolare. Nel senso che in quelle notti di adorazione, in una cappellina appunto molto bella e isolata, silenziosa del nostro paese, mi trovavo a tu per tu con l'Eucaristia. E lì davvero all'inizio mi chiedevo, ma cosa succederà? Mi parlerà? Mi dirà qualcosa? Uscirà una luce? Tipo Don Camillo. Sì. Però in realtà all'inizio quasi ci scherzavo sopra. Poi però, mentre stavo lì in silenzio, piano piano, davvero il Signore si fece presente. Si fece presente e mi fece sentire che io ero cresciuto vedendolo sempre in croce, a casa, in chiesa, a scuola, alle poste, questi crocifissi. Però mentre io ero lì, c'avevo la sensazione di averlo di fianco, così come Matteo è di fianco a me adesso, e non ho bisogno di accertarmene, lo so. Allo stesso modo io sentivo che Gesù era lì, vivo, così come è vivo ed è presente qui questa sera con noi. E in quel momento feci questo scatto di dire, cazzo, ma è vivo, cioè è davvero vivo. E così ho iniziato ad avere un dialogo diretto e a porre a lui le domande, le grandi domande che mi stavo facendo. E piano piano, attraverso quel silenzio, quello scavarmi dentro, il Signore ha iniziato a portarmi le risposte a quelle domande, perché lui stesso era la risposta ed è la risposta. E in quelle notti mi ha fatto sentire che quella cosa che io cercavo, la felicità, spesso, sempre, se non sempre, si trova in cose che non possiamo vedere, né toccare, né comprare. L'amore, l'amicizia, l'empatia, la sincerità, la gratitudine, la condivisione, l'ascolto, l'aiuto reciproco, sono tutti tesori che determinano se siamo felici o infelici nella nostra vita. E quindi mi ha fatto sentire che tutti coloro che cercavano di farmi credere che questa felicità stava altrove, stavano cercando di fregarmi l'anima. E quello fu un grande schiaffo. Perché il Signore da una parte ti dà uno schiaffone, dall'altra ti fa una carezza. E vanno bene entrambe le cose. E quindi in quelle notti ho iniziato a sviluppare questo dialogo diretto con il Signore, fatto di silenzio, di ascolto e poi di preghiera. Ed è stato appunto in quei mesi di grande introspezione che poi davvero mi ha fatto sentire come ognuno di noi, grazie a Lui, è immortale. Cioè tutti noi che siamo qui questa sera non moriremo mai. Non so se rendo l'idea. Cioè certo passeremo attraverso la porta della morte, ci spoglieremo di questo vestito, che pure amiamo, però in realtà la nostra essenza, che è spirito, resta per sempre. E questa prospettiva ha iniziato a cambiare completamente il mio modo di vedere la vita e le possibilità che la vita ci offre.
cappellino. L'altra cosa che a me è saltata in testa nel leggere è che sembra che ok, ho deciso, cambio strada e vado da quella parte lì. So che ho scelto finalmente forse il bene al posto del male e quindi mi aspetto che i risultati tac. Cioè è chiaro, è evidente che io adesso sono sulla strada buona e quindi non possono non esserci risultati. E quindi l'esperienza del non aver avuto immediatamente risultati e soprattutto il non aver cercato negli altri le colpe di questa cosa e l'aver cercato in quel momento di ricostituire dei legami. Beh sì, ti ringrazio anche perché queste sono domande che ti assicuro nessuna delle domande che ci hai fatto ce le aveva fatte qualcun altro, quindi direi di fare un applauso perché vuol dire davvero... In quel passaggio, in effetti, all'inizio, cambiando il mio modo di vivere, quindi approfondendo in modo più sincero le relazioni, cercando di indirizzare la mia energia verso degli obiettivi più alti, cercare di utilizzare i talenti che mi erano stati donati per fare qualcosa di buono, ero anch'io convinto che i risultati si sarebbero visti e che le cose comunque sarebbero andate bene, ma in realtà quei cambiamenti portarono all'inizio molti problemi nella mia vita e nella vita e di rimando anche nella vita della band, perché durante quel periodo di incontro e riscoperta della fede e di Gesù, io sì, ho iniziato a scrivere quel benedetto quinto album che noi dovevamo fare, solo che l'ho iniziato a scrivere in modo diverso da come lo facevo prima. E queste canzoni le scrivevo in italiano al posto che in inglese. Ed era un grande problema perché noi suonavamo di più all'estero che in Italia. E quindi scrivere dei pezzi in italiano era un suicidio discografico. Però quella era la spinta, sapevo che lì c'era la sincerità, lì c'era la mia vera realizzazione, sentivo che quello era il modo di esprimere ciò che stavo vivendo davvero. E quindi questo capovolgimento all'inizio è stato molto complesso da affrontare lavorativamente parlando, perché chiaramente i miei compagni di gruppo non hanno capito che cosa stavo vivendo. Le persone intorno a me che lavoravano con me, i miei colleghi, credevano che io fossi impazzito, perché nessuno abbandona una via sicura dopo tanto averla sognata, lavorato, perché attenzione, io non è che lo facevo perché mi spingeva qualcun altro, no, io l'avevo voluta io quella strada là. E quindi quando ho cambiato direzione, inizialmente è stato molto complesso, e così nel giro di un anno, abbiamo perso il contratto discografico, non avevamo quindi un disco in uscita, non potevamo quindi fissare la tournée, non sapevamo cosa dire a migliaia di fan e non stavamo più lavorando. Tu prima hai detto che non ho incolpato nessuno. In realtà, in un certo periodo, ho incolpato il Signore. Perché un anno dopo questo sconvolgimento, davvero mi trovavo in cappellina e ogni tanto gli dicevo: bell'amico che sei, io sto cambiando, ho seguito i suggerimenti, tutti quei discorsi su far fruttare i talenti, su mettere la lanterna bella visibile che possa illuminare, eccetera, eccetera. Però qui le cose, al posto che andare meglio, vanno peggio. Quindi c'è stato un momento di rabbia. Però nello sfogare la mia rabbia, il Signore mi ha fatto sentire chiaramente, sempre ponendomi delle domande: Francesco, sei stato sincero fino in fondo? Hai dato tutto fino in fondo? Hai condiviso in spirito e verità con i tuoi fratelli che cosa stai vivendo? E la risposta a queste domande era no. Perché io non avevo ancora raccontato profondamente le ragioni che mi muovevano e perché stavo cambiando ai miei fratelli. Non gliel'avevo detto. Lo scrivevo nelle canzoni, abbozzavo qualche discorso, ma il coraggio per fare quel passo non ce l'avevo ancora. E quindi in quel momento, mentre ero in ginocchio, il Signore mi ha dato la possibilità di sperimentare quanto in realtà, se vogliamo davvero ripartire nella nostra vita, dobbiamo sì ripartire da noi stessi, ma il secondo passo è ripartire dalle relazioni e dalle persone che abbiamo più vicine a noi. E così
ho sentito questa spinta per andare a parlare in modo personale con Matteo, con Gianluca e con Riccardo, e in modo personale condividere, confidare quello che stavo vivendo, anche se sapevo che questo poteva portare una spaccatura definitiva tra di noi, perché non era facile andare da loro dopo un anno di insuccessi a dire: ragazzi, tutto questo deriva da un incontro con il Signore. Il resto però poi è storia. No, sì, effettivamente sarebbe carino anche capire come avete reagito a Francesco che vi è venuto a tirare la giacca e dirvi: ah, quest'anno così è perché io ho incontrato il Signore. Guarda, tra me e lui era già un po' in quel momento, stavamo vivendo insieme, era un anno più o meno che vivevamo insieme e si faceva fatica a parlarsi per varie ragioni, perché questa storia dell'italiano comunque aveva veramente fatto in modo di trovarci senza casa discografica, senza tour e nella mia vita, quindi senza più la prospettiva di poter fare qualcosa, di poter raggiungere i sogni tanto aspettati fin da piccolo, che io desideravo uscire dall'Italia, andare a suonare. Comunque avevamo già suonato in tutta Europa, eravamo stati a suonare in Giappone. L'italiano metteva una croce sopra a tutti questi miei sogni, quindi ero incazzato come una bestia. Cioè, vado direttamente al punto. Quindi veramente prima non aveva tutti i torti Francesco a dirvi che se l'è rischiata parecchio a venire da me, rischiata proprio fisicamente. Però è venuto da me e da prima è stato difficile. Poi il momento della svolta di quella sera è stato quando gli ho chiesto cosa c'era scritto nelle canzoni, e lui spiegandomele con davvero uno sguardo che non dimenticherò mai, che dentro di sé c'era verità, c'era tutto il cuore, cioè, che ci stava mettendo a spiegarmi. Io mi sono reso conto che in quelle canzoni c'ero dentro anch'io, e quindi ha preso tutto quanto, da un momento all'altro ha preso tutto quanto un senso diverso, un gusto diverso, un senso più vero. E quindi anch'io, che al momento non stavo molto bene, nel senso che gli stravizi del tour me li ero portati a casa e li avevo coltivati in casa al posto che in giro per l'Europa, di lì da un giorno all'altro ho deciso di smettere su tutto. E se devo dire, prima tu parlavi di conversione, io non penso di potermi reputare così fortunato da essere un convertito, però pian pianino sto facendo passi uno dopo l'altro. E quindi quel momento, quando lui è venuto a parlarmi, lo ricordo come effettivamente uno dei primi passi fatti per arrivare a una meta seria, per andare verso l'alto, diciamo. Ecco. Buonasera. Beh, se posso fare un piccolo cappello introduttivo alla situazione della band, che è già comunque spiegata in parte sia dal nostro bravissimo relatore, da Francesco, è che, come avrete visto, siamo molto diversi uno dall'altro. Questa diversità si tramutava anche nel nostro stile di vita, per cui chiaramente ognuno di noi aveva dei problemi specifici. La difficoltà di Francesco nei problemi, sì, nel senso aveva ok, aveva proprio dei problemi specifici, avevamo anche erano molto chiari, un po' di tutto, lui parlava con Dio, sono tranquillizzatevi subito. E la questione appunto era questa: apparentemente io dei quattro ero quello che aveva meno problemi in quel periodo, perché Riccardo poi vi parlerà della sua situazione, insomma, di dipendenza, se si può definire così. Matteo era uno che, insomma, si divertiva,
un po' altalenante, on off, tipo un giorno mi sbronzo, il giorno dopo sto a letto e non parlo con nessuno. Francesco stava facendo un percorso importante e io invece apparentemente appunto ero come la band quando suonavamo insieme, cioè sembrava che andasse tutto bene, perché alla fine della tournée 2007, prima della creazione del nuovo disco, eravamo fermi e dunque io ero anche, insomma, mi stavo per laureare, stavo facendo la tesi, non stavo vivendo eccessi particolari, non usavo sostanze, non mi ubriacavo più di tanto, non facevo niente di particolarmente diverso dal normale, una vita mediocre, una vita piatta, per cui poteva anche funzionare, apparentemente. Francesco ha una qualità molto bella, che però va capita, va studiata. È un po' come Maria, la madre di Gesù intendo, eh. Lui serbava queste cose nel suo cuore. Ma, e Francesco ha una caratteristica straordinaria, nel senso che lui proprio, cioè, le ha serbate proprio, capito? Cioè, non è che ha serbate alcuni giorni, cioè, io lui per quasi un anno, ciao, tutto bene? Sì, sì, ci sentiamo quando è pronto il disco, non sapevo bene cosa stava facendo, non me lo diceva, io non, cioè lui più di tanto verso di me non c'era lo slancio, io tantomeno nei suoi confronti. Avevamo poi un momento di stallo e dopo aver serbato per quasi un anno nel suo cuore queste cose, dopo aver parlato con Matteo mi chiamò e mi raccontò questa storia straordinaria. Partì in maniera molto edulcorata raccontandomi, sai, sto facendo alcune canzoni nuove però le so che vengono in italiano. Io sono tranquillo, sono detto, vai avanti con i discorsi. Ma il disco non so se lo facciamo, sai com'è. Dopo disse tre parole fondamentali della conversazione nostra. Era un bel giorno di primavera, c'era il sole, e dunque disse, boh, gliele dico. Ho incontrato Gesù, vado a messa e faccio anche l'adorazione eucaristica. Lì ci fu, adesso non mi ricordo, però mi ricordo che gli sguardi tra noi erano tipo, una specie di gelo, tipo che mangio a 30 gradi. Situazione un po' particolare, perché in realtà appunto lui voleva comunicarmi sincero, ma sapeva che il mio carattere è molto difficile, perché di natura sono un bastian contrario, che però loro lo definiscono in un altro modo, vero Matteo? Rompicoglioni. Francesco sapeva di questa mia apparente durezza, però forse aveva capito com'ero nella profondità, no? E dunque mi parlò di questa storia straordinaria, mi raccontò a piccoli passi quello che gli stava succedendo. E all'inizio io rimasi tranquillo, quasi ero incredulo, ma non ebbi reazioni particolarmente strane, non ero particolarmente incazzato, perché insomma stavo cercando di capire, però la mia reazione fu veramente da persona mediocre, da ragazzo proprio che va al bar a leggere la gazzetta dello sport, no? Come si dice, perché sì, mi smosse un po', però rimasi sulle mie, non capì. Dopo qualche giorno cominciai a capire davvero che io non avevo mai fatto un passo nella mia vita in più, nel senso non avevo mai fatto qualcosa di straordinario per me, non avevo mai tentato una via nuova di seguire il mio cuore per davvero. La mia preoccupazione era quella di dire ai miei amici storici, no, tornando a casa, ragazzi sapete, facciamo il disco nuovo con Francesco e i ragazzi, però poi la domenica andiamo a fare i chirichetti. Questa è una preoccupazione veramente importante, da ragazzo, insomma, capito, molto profondo, no? E ciò che all'inizio mi fece molto avvicinare a quanto mi aveva raccontato Francesco era proprio la sua storia. Il fatto che un ragazzo così determinato come lui, che è veramente uno con le palle, che sputa sangue se si deve per il proprio lavoro, per la propria band, per le cose in cui crede, è una persona che magari lavora 15 ore al giorno, e pensare che aveva mollato tutto per seguire questa nuova strada, mi fece capire davvero che quella era la verità. Questa è la parola magica. Quella era la verità, perché sennò è una persona di una grande levatura, Francesco, non lo smuovi. E dunque mi affidai e anch'io ricominciai come Matteo a dire ok, facciamo qualche passetto avanti. E io che ero una persona veramente estremamente negativa per certi versi, cominciai a dire ok, ogni giorno impegnati a migliorare la tua vita, a dare i piccoli gesti che fanno la differenza, no? A dimostrare agli altri che si può essere migliori con una stretta di mano, uno sguardo, un sorriso, un saluto, una parola. Quello che Gesù dice, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Io l'ho sempre desiderato, però con me le persone magari non lo facevano. E così da lì partì
grazie anche alla guida di Francesco di questa straordinaria nuova avventura. La merita. E adesso arriva il più ostico. Francesco vi ha anticipato che avevamo deciso di smettere di suonare assieme prima, perché dovete sapere che io in quel periodo avevo un piccolo problemino con l'alcol e mi sentivo anche molto responsabile per il fatto di questo sgrattolamento della nostra amicizia, perché purtroppo l'alcol, quando diventi dipendente, ti allontana dalla realtà, ti estranea, non ti fa prendere, non ti fa portare avanti gli impegni presi, non ti prende le tue responsabilità, e quindi avevo sgrattolato la cosa che fino a quel momento ci aveva tenuto insieme, cioè l'amicizia. Avevamo deciso appunto di non suonare più insieme e un giorno Francesco però venne da me perché aveva fatto un incontro. Mi disse: Ricky, ho bisogno di parlarti. Ho fatto un incontro. Io gli ho pensato, avessi trovato una tipa, una ragazza, che solitamente hanno le amiche, quindi si può uscire in quattro. Essendo solo al momento, io ero contentissimo. Mi disse: no, ho fatto un altro tipo di incontro, lì mi sono preoccupato di più. Ho incontrato l'uomo. Ancora? No, ho incontrato Gesù. Io li cadi dalla sedia e come ho incontrato Gesù? Spiegami cosa è successo, perché se l'hai trovato al bar me lo dici, tanto mi hanno detto che ci sa fare col vino, che lui riesce anche, quello è eccellente proprio. Non abitando a Cana, però molto probabilmente non potevo. Ecco, adesso così vi ho fatto capire che ho letto il Vangelo e siete a posto. Mi disse: guarda, ho fatto questo corso di evangelizzazione in questa parrocchia, che tra l'altro è la parrocchia dove ti hanno battezzato, è la parrocchia dei tuoi nonni, e adesso sto seguendo un percorso di fede molto bello, io sto bene, sono felice, vedo che tu ne hai bisogno, farebbe proprio il caso tuo. Ecco, questa è stata la mia reazione, silenzio totale al caso mio. Io ero completamente lontano da quell'ambiente, anche perché purtroppo dovete sapere che io ho fatto 14 anni di scuola dalle Suore Dorotee, 10 anni di chirichetto, 10 anni di animatore CR, ecco la causa del mio alcolismo, insomma. Si è palesata ora. Non me ne voglia se qualcuno è dell'associazione cattolica, però sappiate, siete responsabili di molte bevute. Comunque, mille altre cose che non mi andavano della chiesa, dalle vecchie canterine che ti cantano dietro, cose così, quindi no, cioè, oppure non so, la gioia della cristianità con il famosissimo canto Symbolum 77 che si canta, adesso loro mi danno sempre una mano quando devo spiegare, tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità. Ecco, un quattro un po' più bello. Quindi, no, Francesco, ti prego, tra l'altro so benissimo che mi accoglierà qualche animatore sballato facendomi fare l'alleluia delle lampadine con la chitarra scordata, quindi no. Però Francesco, oltre che essere come Maria, e Maria non me ne voglia, però ha anche un'altra peculiarità. È un rompicoglioni specializzato lui proprio. Lui mi vuole bene lo stesso, anche se dico che è un rompicoglioni specializzato. E cosa ha fatto? La verità, vedete. E lui cosa ha fatto? È riuscito a convincermi, mettiamola così, è riuscito a convincermi a cominciare questo percorso di fede con lui. Diciamo che l'ha fatto in maniera un po' particolare, tipo dai, forza, vieni, così. Ma veramente non sto scherzando, signor, lei l'ho vista un po', proprio, cioè, così, o lo uccidi o vai, io sono andato. E fu proprio lì che ci fu il primo incontro vero, dove vidi un esempio, dove trovai un'accoglienza fantastica, una persona che mi arrivò lì e mi disse: ciao, tu sei Riccardo? Ho detto: ah, però sei anche chiaroveggente perché non ti ho detto il nome. E no, Francesco ci ha parlato di te, ci ha detto che hai dei problemi e quindi noi stiamo pregando per te. Io mi sono girato e ho detto: gli hai già detto i cazzi miei, va perfetto. Se poi non proprio scrivere la parola cazzi. E
già questa cosa che loro stavano pregando per me, perché io non stavo bene, non ero felice, avevo una dipendenza, fu una grandissima apertura. E poi quella sera, durante quell'incontro, dopo aver trovato della, veramente della fraternità, della condivisione, dell'amicizia, della verità, pregarono per me proprio in quel momento con me davanti, e lì per me fu il primo passo verso qualcosa. Andai a casa e cominciai a chiedermi cosa dovevo fare per essere felice, e lì venne, lì incominciai di nuovo a pregare, però siccome non mi ricordavo più come si pregava, perché partì dicendo Padre nostro, se non tuo ame, ho cominciato a pregare parlando con il Signore, arrabbiandomi, piangendo, ridendo, scherzando, chiedendo, e già lì sentivo che qualcosa cambiava. In più, ripeto, per quanto riguarda la mia esperienza, ho avuto dei bellissimi e dei buonissimi esempi. Avevo Francesco che mi stava vicino, ma anche tutta la comunità che c'era lì. Ripeto, io non è che ho cominciato a pregare e la mia vita è cambiata, no, stavo male, il fisico mi stava abbandonando, il fegato veramente era diventato un sacco nero, purtroppo. Capitava che delle volte mi vomitassi addosso, tornavo a casa, trovavo mia madre a piangere per quando vedeva le condizioni in cui ero. Dimenticavo la macchina in giro, avevo fatto terra bruciata intorno a me. Però comunque sentivo che qualcosa stava cambiando. In quel momento, Francesco, come i preti, dai un dito, si prende il braccio. Vieni a messa con me, Ricky. Perché a messa, Francesco? Perché? E lui mi spiegò, per filo e per segno, perché. In due battute. La messa è l'inizio e la fine, la scandisce l'inizio e la fine di ogni tua settimana, e l'Eucaristia ti dà una forza incredibile. Per me sta roba era arabo, però ho detto vabbè, proviamo. E così fu, perché veramente stavo meglio. Poi ci fu un altro passo fondamentale, perché comunque era un cammino difficile, io facevo veramente una gran fatica, se non avessi avuto vicino chi mi dava l'esempio, chi mi teneva per mano, non ce l'avrei mai fatta. Cominciai l'adorazione eucaristica, perché mi ha incastrato anche su quella. Tra l'altro era un orario molto comodo, perché è dall'una alle due di notte. Ecco, quella lì fu la mia reazione. Voi provate a pensare di andare il martedì dall'una alle due di notte. Cioè già ti girano le palle, perché devi andare in chiesa dall'una alle due di notte, all'inizio. Vabbè, comunque, vado, arrivo, effettivamente come Francesco la prima volta mi faccio, ma quando è che parla? Cioè io sono qua che aspetto, ho preso il biglietto. Passano i giorni e ogni volta che mi trovo di fronte all'Eucaristia, Gesù cominciava a scavare, a togliere le cose che c'erano davanti al mio cuore e cominciarono ad arrivare le domande. Ricky, perché non sei felice? Cosa devi fare per essere felice? Cosa ti manca? E lì capii che veramente dovevo cambiare il modo di vivere. E quindi il 21 marzo del 2010 cominciai la terapia per smettere di bere grazie alla preghiera. Sì, stavo male, ci furono anche altri avvenimenti che mi spinsero, però fondamentalmente i passi erano stati fatti con Gesù. Oggi sono 4 anni, 2 mesi e un giorno che non tocco un goccio d'alcol. Grazie. È che mi emoziono come mi viene voglia di bere e quindi no, scherzo, acqua no, dopo, grazie. Quindi cioè, fondamentalmente per me era stato un po' diverso dagli altri. Poi chiaramente noi, quando i miei primi passi erano stati fatti e loro avevano visto che io volevo cambiare, volevo essere un uomo migliore, ci eravamo ritrovati, abbiamo ricominciato a suonare assieme, abbiamo ricominciato a trovarci, pregavamo assieme, cosa che prima sì, ciao, facevamo delle letture impegnate per alzare il nostro livello di cultura. Fondamentalmente cosa è successo? Che ognuno di noi ha cominciato un cammino, ma l'importante è cominciarlo. Poi ci siamo riuniti e abbiamo cominciato a camminare nella stessa strada con un unico obiettivo, ed era questo fondamentale. Poi ogni tanto magari qualcuno cadeva, si tirava su, qualcuno si innalzava, si fa da traino, no? Uno tira l'altro come le ciliegie. Ringrazio per la temperatura che sei qui dentro comunque.
Sembra di essere alle Bahamas. Sta bene lì giù. Ho un'altra cosa da mettere lì. Dico soltanto due nomi di due posti e poi vedete voi come coniugarli. San Salvador e Betlemme. Avete 7-8 ore? San Salvador è un monastero a noi molto caro che è nel sud dell'isola di Maiorca, in Spagna. E prima di andare a girare un videoclip ci siamo fermati lì, ci eravamo fermati lì prima e anche dopo, però in una occasione in particolare, dopo aver vissuto una rinascita come persone, come gruppo e anche lavorativa, perché dopo le cose ad un certo punto hanno iniziato a ripartire, seppur in modo molto diverso da prima, e ci siamo trovati davvero ricchi di gratitudine in questo monastero, e in questo monastero abbiamo innalzato una preghiera di ringraziamento al Signore, e non solo l'abbiamo innalzata, ma l'abbiamo anche scritta. E in questa preghiera avevamo davvero offerto la nostra presenza, il nostro sostegno, il nostro aiuto per quello che lui desiderava, per un viaggio, un progetto. Noi pensavamo a una missione o qualcosa del genere. E dopo aver scritto questa preghiera, un mese dopo esatto, è arrivata una mail da Betlemme. E perché il Signore fa le cose ben fatte, insomma. Diciamo che, voglio dire, ha detto ok, adesso vi faccio vedere io. Esatto. Perché se arriva una mail da Betlemme, anche lo sbolone. E questa mail, un prete italiano di Betlemme che viveva là da alcuni anni, che noi non conoscevamo e lui non conosceva noi, ci scrisse che voleva realizzare un concerto per la pace in quella terra dove di pace ce n'è bisogno, e che lo Spirito gli aveva suggerito di chiamare proprio noi. E così noi abbiamo accolto questo invito e la stiamo tagliando davvero, perché in realtà è ricchissimo di particolari tutto quello che è successo, li abbiamo descritti molto appunto nel libro, e siamo andati in Palestina. Siamo andati lì convinti che noi avremmo dovuto fare i musicisti, suonare, fare il nostro concerto per la pace, ma comunque avevamo un'idea, avevamo già fatto tanti concerti in tanti stati, quindi non eravamo pronti a comprendere e a vedere che una realtà diversa. Però grazie a Dio siamo stati messi, sono stati messi al nostro fianco dei pellegrini in quella settimana, che ci hanno accompagnati per mano, facendoci vivere davvero un'esperienza spirituale e umana fortissima, e facendoci entrare nel vivo di quella terra. E quella settimana ridisegnò la nostra scala di valori. E tornati a casa da quel viaggio, nulla fu più come prima, perché la nostra vita cambiò. E le priorità in particolare cambiarono, e tornati da quel viaggio poi scrivemmo il nostro secondo disco in italiano, Luce, e da quel momento abbiamo iniziato anche a portare il più possibile in giro con noi questa bellezza dei viaggi in Terra Santa, tanto che poi il mese scorso, ad aprile, tra l'altro qui ho visto in sala qualcuno, abbiamo vissuto il nostro terzo viaggio in Terra Santa, solo che questa volta insieme appunto a questo prete di Betlemme, Don Mario Cornioli, oggi è anche il suo compleanno, e insieme agli amici dell'associazione Un Ponte per la Terra Santa di Bologna, abbiamo qua un paio di rappresentanti, e abbiamo messo in piedi questo pellegrinaggio musicale e spirituale aperto a tanti italiani. Noi dovevamo tornare in Terra Santa per fare un nuovo concerto per la pace, solo che questa volta abbiamo fatto questa follia di dire proviamo a portare quante più persone possibili, aprendo le iscrizioni a tutta Italia. L'abbiamo annunciato a 4-5 concerti della nostra tournée dello scorso autunno, e ad aprile siamo partiti con 220 giovani dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, e abbiamo vissuto un'esperienza che tuttora davvero definisco come la più bella
la più piena, la più ricca di grazie e di miracoli che abbiamo sperimentato fino ad oggi. Ma questo fa il Signore, quando gli metti le cose in mano a Lui, tu dai il meglio, Lui dà mille volte di più. Va bene, passiamo alle domande da giù. Dovrebbe esserci un microfono che gira e quindi liberamente chi vuole... Fatelo girare. Fate girare il microfono e chi vuole faccia domande. Una alla volta, eh? Esatto, non inciampate gli uni sugli altri, mi raccomando, ragazzi. Tranquilli, calma. Chi è che fa il valletto? Arriva. Hai tu? No, io no. Dai, ci vuole una voce però. Qualcuno deve fare da rompighiaccio, per forza. Scusa, Francesco. Eccoci, oh. Eccoci. Come ti chiami? Luca. Ciao Luca. Ciao. Beh, io sono di Milano, c'è qualcun altro qui in zona? Vabbè, era una domanda di curiosità. Prima proprio... No, prima, capito, rimangono nel territorio, poi... No, io volevo sapere, quando avete cambiato genere musicale, quindi dall'inglese all'italiano e anche di per sé il genere, da un punk rock a un rock, lo definirei, com'è stato l'impatto sul pubblico? Cioè, tanti vi hanno seguito... All'inizio avete fatto fatica ai primi concerti con la nuova musica? Guarda, qui abbiamo un esponente del mondo discografico della musica punk, il signor Bonvini. Ho visto sopra la sua testa un fumetto, un sito fuck, fuck, fuck. Non dirlo, bastardo. No, è perché siamo molto felici che lui sia qui questa sera, perché conosce molto bene. Abbiamo lavorato insieme prima di quel passaggio, poi abbiamo collaborato anche dopo. E anche lui può testimoniare come davvero all'inizio sia stato molto complesso. E perché la stragrande maggioranza delle persone che conosceva, che ci conosceva, che frequentava quell'ambiente, davvero non accettò questo cambiamento, gridò allo scandalo e ne dissero davvero di tutti i colori. E poi però, piano piano, mentre noi intanto macinavamo esperienze e davvero portavamo alla luce, insomma, un modo diverso di vivere questa esperienza musicale, professionale, molti di loro hanno iniziato almeno a tacere. Certo, ci sono gli irriducibili che tuttora non smettono di darci contro, però la cosa bellissima è che una parte di questi, dopo aver iniziato a tacere, ha iniziato ad ascoltare. E quando hanno iniziato ad ascoltare, hanno iniziato a cambiare. E non c'è cosa più bella di vedere alcuni amici, anche fraterni, che ti avevano abbandonato, tornare ad abbracciarti con un volto, uno sguardo nuovo, perché a loro volta stanno vivendo un cammino spirituale. E questo ancora di più dà tutto ciò un senso. Radicato sul territorio, che vuole. No? Siamo stati troppo chiari. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Antonio, vengo da Brescia. Ora volevo chiederti, Francesco, perché hai scritto il libro? Lo prendiamo sul serio? Sì.
Chi è che gli spacco la faccia? Beh, allora, ho scritto il libro perché... innanzitutto perché mi è stato chiesto, ma soprattutto perché mi è stato dato poi un segno che mi ha fatto capire da chi era richiesto. Perché durante l'estate dell'anno scorso alcuni editori hanno iniziato a cercarmi per realizzare, perché io realizzassi insomma un'autobiografia che raccontasse della mia esperienza, dell'esperienza del gruppo. E nonostante la scrittura sia una mia grande passione, quando mi sono trovato di fronte a queste proposte mi sono sentito molto in difficoltà, perché avrei voluto scrivere, sì, ma non pensavo di certo a un'autobiografia. Perché noi comunque condividevamo già molto della nostra esperienza, delle nostre testimonianze, e sapevo benissimo che invece affrontare un'autobiografia per farla davvero in verità avrei dovuto scendere ancora di più in certi particolari, in molti aspetti, passaggi intimi, cose davvero personali, e quindi non me la sentivo. E così ho tergiversato per vari mesi. E poi però questi editori continuavano a farsi sentire e quindi ho iniziato a chiedermi se queste proposte venivano dal basso oppure venivano dall'alto. Perché avevo paura che alcuni, vedendo il discreto seguito che stavamo ottenendo durante lo scorso anno, avessero ben pensato di fare una proposta per cavalcare questa onda, e quindi a me se quello era l'intento non mi interessava. Però dall'altra parte avevo il dubbio, mi chiedevo: ma se questa proposta invece viene dall'alto? E quindi non chiusi la possibilità, ma ci pregai sopra. E vivendo anche un bel discernimento con mio padre spirituale, ho cercato davvero di andare a fondo di questa possibilità. E ho chiesto al Signore di mandarmi un segno, perché di segni ce ne ha mandati tanti, che mi facesse capire se era una cosa da lui o dal cornuto. E mi mandò un segno inequivocabile, perché il 30 di ottobre ho incontrato Papa Francesco e io fino a quella mattina non lo sapevo. E quella mattina poi, dopo averlo incontrato, un paio d'ore dopo, è arrivata una nuova proposta editoriale da una nuova casa editrice, che era Rizzoli, e le due cose hanno quasi coinciso, e in questa proposta di nuovo mi veniva chiesto se ero intenzionato a scrivere un'autobiografia, perché avevano, pensati che tu prima hai detto una cosa, adesso mi ricollego, il capo di Rizzoli aveva letto il tuo stesso articolo attraverso il quale noi siamo qui oggi, e quell'articolo è stato voluto fortemente da una persona che vive un cammino di fede molto forte, che ha lavorato con noi e che l'ha intensificato grazie ai De San. Quindi tutto era collegato e lì ho capito che quindi dovevo affrontare questa scrittura. Non ho fatto i salti di gioia, perché all'inizio è stato molto difficile, e quando ho accettato questa proposta mi sono confrontato con un'esperienza che era molto più grande di me. Mettere nero su bianco la propria vita è difficile, però la nostra vita deve servire. Se ce la teniamo per noi serve a poco, ma se la condividiamo gli uni con gli altri possiamo tutti quanti trarre degli spunti che ci servono. E allora ho affrontato questa scrittura e così ho scritto La strada del sole.